Buongiorno, ecco come promesso sono qui con una nuova nail art molto semplice ma d'effetto. Adesso vado a spiegarvi ogni passaggio. Il colore che vado ad utilizzare è il Magic Black A97 di Passione Unghie ed è appunto un colore che va attivato, diciamo così, con il suo magnete. Vado a stendere una prima passata a smalto su tutta l'unghia. E vado a catalizzare senza, e ripeto, senza utilizzare il magnete. Fatto questo, con un pennello liner, vado a disegnare una specie di triangolino. Fatto questo, vado ad attivare, diciamo così, il colore con il magnete e vado a catalizzare. E continuo a ripetere questa operazione fino a quando non avrò riempito l'unghia. Quindi disegno un altro triangolino, vado ad attivare il colore con il magnete, girandolo magari da un'altra parte e così via fino a quando non avrete riempito tutta l'unghia. Ecco qua, come potete vedere, continuo appunto con questi triangolini. Disegnateli a caso, non verranno mai uguali ed è giusto così se volete appunto avere questo effetto. Finito il disegno, vado a sigillare con un top coat matte e questo è un nuovo sigillante che uscirà appunto a febbraio su Passione Unghie e che mi è stato omaggiato quando sono andata a fare da modella ed è meraviglioso, cioè l'effetto è stupendo, come potrete appunto poi vedere alla fine. Io non sapendo i tempi di polimerizzazione l'ho lasciato dentro 120 secondi ed è fantastico. Vado poi a sgrassare con un po' di cleaner e voilà, questo è il risultato. Nelle altre tip vedete in ordine Magic Red, Magic Violet e Magic Blue, sempre di Passione Unghie, che forse magari rendono anche un po' di più. Bene ragazze, questo è tutto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!